Se noi sapevamo che la situazione stava, diciamo, peggiorando, avevamo un quadro preciso della situazione, questo è il motivo per cui anche nell'organizzazione dei festeggiamenti avevamo deciso già da tempo di evitare assembramenti, abbiamo lavorato in quella direzione, io credo che noi siamo pronti, però oltre al controllo, oltre alle regole, noi abbiamo bisogno anche della responsabilità delle persone. Quindi invito tutti i cittadini, soprattutto i più giovani, a essere prudenti, perché questo Natale deve essere un momento di socialità, ma con le regole. E quindi rispettare le regole, mascherine, distanziamento, evitare dei comportamenti eccessivi che sicuramente in questo momento di propagazione della variante possono essere estremamente dannosi. Che prevedono tutta una serie di limitazioni. Poi, per la verità, passeggiando per strada controlli non se ne vedono e tutti mangiano e bevono per strada. Ha senso fare ordinanze che poi non si è nelle condizioni di far rispettare? Poi, diciamo, le ordinanze, l'ordinanza che noi abbiamo fatto riguarda essenzialmente il 24 e il 31. E già ci siamo organizzati insieme al prefetto, l'assessore De Jesu ha organizzato tutto un lavoro che faremo per controllare le strade più critiche. Stasera l'assessore De Jesu sarà in campo, presidiando alcune zone con i nostri vigili urbani che stanno facendo un grande lavoro e che ringrazio. Chiaro, noi non è che possiamo mettere un vigile o un poliziotto dietro ogni persona. È il momento della responsabilità e quindi tutti dovrebbero da un certo punto di vista essere protagonisti della propria sicurezza.